amici di YouTube, io sono Davide, tutti mi conoscete come Davide Net su YouTube. Questo è un video reale, quindi non è un video organizzato o un video di finzione e quant'altro, insomma, ma è un video reale, ok? Voglio fare questa premessa perché comunque, svolgendo la funzione di youtuber, è chiaro che molti potrebbero recepire questo video come un video finto, come un video organizzato, ma non è così. Quindi è un video serio, è un vlog serio, è un vlog che, diciamo, per me è stato anche un po' difficile realizzarlo, però il mio istinto ha voluto inviarmi un messaggio e dire: Davide, realizza questo video. Quello che vi sto per raccontare è qualcosa di vero. Ho preso il coronavirus. Ho preso il coronavirus e non vi sto a dire bugie. Vi faccio vedere anche questo foglio. Guardate, questo è il foglio e qui vedete sta scritto la data di esecuzione del tampone e qui leggete positivo. Quindi ho voluto fare innanzitutto questa premessa iniziale e appunto vi ho fatto vedere sul foglio che quello che vi sto dicendo è vero. Quando guarderete questo video io sarò sicuramente guarito e quindi resterà di questo video solamente un brutto ricordo. Come è iniziato tutto? Come ho avuto questo virus? Tutti vi chiederete. Come l'ho potuto prendere? Innanzitutto partiamo dal presupposto che il virus esiste. Quindi molti di voi magari ancora sognano dicendo: ma sono tutte storie politiche, il virus non esiste. Invece il virus esiste e ve ne renderete conto proprio quando lo avvertite nella vostra pelle, quando lo avvertite dentro di voi. Spero che quando vedrete questo video non ci sarà ancora questa emergenza, insomma. Detto questo, allora diciamo che per il lavoro che svolgo, parliamoci chiaro, il rischio è maggiore, perché lavorando nel Covid il rischio di prendere il virus sicuramente la percentuale è più alta. Ma come è nato dentro di me questo virus? Come ho iniziato a percepirlo? Come ho iniziato a capire che avevo il coronavirus? Allora, tutto è iniziato che praticamente mentre mangiavo a tavola, perché vivo solo, e mi sono cucinato e mentre mangiavo, appunto, sentivo il cibo freddo, non riuscivo a sentire il sapore del cibo. Allora là mi sono iniziato, all'inizio non ho dato peso a questa cosa, infatti ho detto: può essere anche che il freddo, visto che adesso siamo nel mese di gennaio, e ho detto: può essere anche che il freddo, magari la temperatura bassa, il cibo si raffredda e quindi non riesco a sentire il sapore. Questa cosa però ha continuato anche il giorno successivo e quindi non sentivo i sapori, ma iniziavo a non sentire nemmeno gli odori. Allora, che cosa è successo? È successo, ho detto: vabbè, vediamo che succede, anche perché dopo aver lavorato il giorno successivo dovevo eseguire il tampone, perché comunque l'ospedale ci esegue il tampone ogni tot giorni.
eseguito il tampone senza preoccuparmi troppo, anche se il dubbio c'era. A questo punto, il giorno successivo mi ha chiamato il caposala di reparto e mi dice: Davide, tu sei positivo al coronavirus. Quindi le sensazioni che ho avvertito qualche giorno prima del fatto di non sentire gli odori e sapori erano sintomi attribuibili al coronavirus, come anche il fatto che non avevo questo raffreddore che soffiavo il naso ogni minuto, ogni due minuti, ma ogni tanto a contatto col freddo sentivo questo naso che colava. Quindi questo naso che colava, i sapori, gli odori che non sentivo, che tuttora non sento perché in questo momento ho il virus, erano tutti attribuibili a questo coronavirus, insomma. E non so quando finirà questa quarantena, perché adesso sono in isolamento a casa. Fortunatamente avevo le provviste, quindi almeno questo. E non so quando finirà questa quarantena, quindi io sto realizzando questo video, diciamo, in questi primi giorni da quando ho preso questo virus, insomma. Per adesso, diciamo, a parte gli odori, i sapori, un po' questo naso che cola, tutto sommato nell'insieme sto bene, non ho febbre, non ho tosse, e anche perché, diciamo, di mio mi sono anche un po' curato, ho preso delle compresse per mantenere regolare il sistema immunitario, non faccio il nome per non fare pubblicità, arance, limone, quindi ho cercato un po' di autocurarmi prima di prendere comunque questo virus che ho adesso. E quindi, diciamo, un po' mi posso ritenere fortunato, perché sono stato contagiato, però diciamo la mia situazione non è grave, quindi penso di essere un asintomatico. E sono e ho fatto bene anche, diciamo, a fare questo vaccino antinfluenzale, a mantenere un po' attivo questo mio sistema immunitario, quindi penso che anche queste cose hanno contribuito a non essermi aggravato e diciamo ad essere normale, diciamo così, adesso, ma ho solo questi sintomi, insomma. E spero che continueranno solo questi sintomi fino a quando il virus non mi abbandonerà. Questa è la mia esperienza di coronavirus. Ovviamente con il coronavirus si è barricato in casa, quindi devi organizzarti la giornata, a parte il riposo, che quello è prioritario, è importante, però ovviamente bisogna anche un po' organizzarsi la giornata, quindi non è semplice, è sempre un po' di stare in prigione, insomma, che stai solo tu barricato e non hai contatti con nessuno. È una cosa un po' strana da vivere, però è una cosa che nello stesso momento ti aiuta a riflettere, a pensare in te stesso. Voglio concludere, non mi voglio più dilungare perché altrimenti il video diventa pesante e lungo, e non voglio questo. E voglio dire a te che guardi questo video, mi raccomando, anche se è uscito il vaccino, anche non so quando farai il vaccino anti-Covid, bla bla bla, non lo so se ci sarà ancora questa emergenza quando guarderai questo video, ma rispetta le regole, cerca di fare attenzione, fa il possibile per fare il modo di non essere contagiato o di non contagiare gli altri, ok? Purtroppo questo è un virus invisibile che agisce, e quando agisci tu magari non lo sai ed è già dentro di te, e quando te ne accorgi è troppo tardi. Quindi nel mio caso avrai i sintomi, o nella peggior delle ipotesi avrai questa polmonite, eccetera eccetera, e quindi la cosa si aggrava.
e non pensare al divertimento perché c'è tempo per il divertimento e tutto può succedere anche con le dovute attenzioni, però magari questa testimonianza spero che ti aiuterà ancora di più a farti riflettere, capire, a fare ancora più attenzione e magari a farti capire quali possono essere dei sintomi che possono essere riconducibili appunto al coronavirus. Spero che quando guarderò questo video mi farò una risata e potrò ridere sul fatto di quello che sto passando e deve rimanere solo un brutto ricordo. Io spero di guarire presto, spero che questa quarantena finisce presto e spero di iniziare di nuovo tutte le attività del caso. E questo è tutto, io vi saluto cari telespettatori, grazie per aver visto questo video. E mi raccomando, bisogna essere uniti, compatti e aiutarci. Solo in questo modo possiamo sconfiggere questo virus. Perché è vero che è uscito il vaccino, ok, adesso siamo a gennaio, già è uscito il vaccino, usciranno altri vaccini, eccetera. Però c'è da dire che tutto parte da noi, quindi se noi rispettiamo le regole, facciamo rispettare le regole e con l'aiuto del vaccino riusciremo tutti insieme a sconfiggere definitivamente questo virus. State attenti. La vita, la vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli o nipoti, perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali. Siete tutti uguali. Non fate distinzioni tra voi. Io sono di passaggio. Ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno.